Salve ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server 2 con The Sims 4 nella nuova serie. Questo è il secondo episodio, ce ne saranno altri due, usciranno una volta a settimana. C'è una donna, ferma, bloccala. Dov'è la rossa? L'abbiamo persa. Non ce la faremo mai. Tu, raggiungila. Presentazione amichevole, corri. Sei bloccato. Schifosa mozzarella che non sei altro, corri. Tan, 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 anche tu, tan, vai tan, da lei. Tan, vai, tan, vai da lei. Perché io me ne vado scazzato da un'altra parte della mappa? Perché questo è un gioco fatto bene, molto responsivo. Quando tu dici una cosa, il gioco non la fa. Si è fermata la rossa, ha capito che qualcosa sta per arrivare. Tu corri molto di più. La prima faida in amore, ragazzi. Tu sei una mozzarella, però. Tu perché sei fermato ragazzi. Qui? Vai, vai, e recupera! E recupera! È pezzo di topa la rossa. Eh sì, la rossa è. Ma ci fa Rovazzi dietro di noi. Abbiamo fatto, abbiamo attrezzato stasera si tromba. Scusami, ma perché? Stasera si tromba. Io sto già palpando la signorina di colore. È scomparsa! Comunque, complimenti al sarto che ha confezionato la mia camicia. Cioè, gli dovrebbero dare 20 anni di carcere per una cosa così. Scusa, fermi! Torna a casa, mandali a casa. A casa non fanno niente. Perché dovrebbero? Ma bisogna telefonare, organizziamo un festino. Abbiamo conosciuto due ragazze. Non hanno uno schifoso cellulare, sti due. Ormai proprio, secondo me, se non ci muoviamo a trovare una donna, finisce malissimo. Questi se lo buttano in culo che è un attimo. No, aspetta. Forse il gioco ha capito, abitano insieme e... Sì, il gioco però non deve trarre conclusioni affrettate. Allora andiamo a casa e chiamiamo le donne. Allora, importante. Ma tu perché sei diventato un nano di colpo? Ah, perché i marciapiedi sono alti 40 centimetri. Bello che c'ho i piedi nel tombino. Bermuda azzurri e è giacca proprio... rossa e cravatta in tiro. È proprio generato automaticamente. Cioè proprio a cazzo di cane. Togliti da questa conversazione, questa conversazione flirtante. Ma con chi sto flirtando? Secondo me hanno sbagliato qualcosa nelle impostazioni. Sono diventato omosessuale tutto di botta. Flirta con Sinergo. Posso rimuovere queste cose? Ecco, grazie. Togliamo anche queste stupide idee di romanticismo. Ma che cosa? Non ti fermerai mai. Diventa amico di Sinergo. Ok, diventa amico di Sinergo, ci sta. È proprio quello che sto sperando che accada. Ma perché sono sempre flirtante? Andiamo a dormire tutti e due. Vediamo cosa occhio, succede. Occhio, perché sono flirtante io, Sì, sta fermo con le mani. Scusa, di sì. Mamma mia, sta per succedere una cosa tremenda. Swinkey. Ah no, però non dorme perché non siamo ancora in quella best friends, capito? E noi invece quando andiamo negli hotel e ci danno un letto matrimoniale finisce male. E sto parlando degli flirto con una donna, almeno quello. Beato te, io invece dormo nella grossa. Fammi chiamare la tizia. Scusa, ho visto una possibile preda sessuale per me. Sta pensando allegramente ai cazzi suoi, però forse capisce esattamente la. Ha appena perso il fidanzato. Lo ha divorato. Anche anche la vita sta perdendo questa musica triste, scusa, musica triste. Quando mi manchi Roberto, perché me ti sono mangiato? Chiacchiera con Ilaria Rinaldi mentre sto cagando. È perfetto. È quello che faccio. Donne, metà delle conversazioni che facciamo con voi al telefono avvengono qui, non lo saprete mai. E questo spiega perché abbiamo sempre dei colpi di tosse. Stai raccontando alla ragazza molte cose di te, per esempio come fai a cagare senza calarti i pantaloni, questa è una cosa importante. Intanto ti sei svegliato dall'altra parte. Oh, allora, siccome questo già sta attrezzando con una donna, scusami, mi dedico un attimo alla vita sessuale del buon Sinergo dal server qua, Sinergo Sorrentino. Sono triste, grazie, perché mentre tu infili... Io non sto infilando niente, tu parla quello con la cresta là. Una appena passabile signora di mezza età. Oh. Guarda la tua signora! Aspetta, te la faccio incontrare. Stavi cacando, Impara a conoscere, vai. Muoviti. Meno 3 soldi. Quanto mi piace. Guarda, Sims a me piace tanto. Impara a conoscere, prendi del pane e lo butti a terra. Ma poteva mettere la mano, è tutto. Perché? Perché tutto. Ma perché mi sono seduto senza mangiare?
Ma dove cazzo si stanno salutando? Comunque posso dire che questo gioco fa schifo? Posso dirlo? I The Sims dell'altra volta non mi ricordo fossero quelli. Comunque arrivacci là sopra. Sempre sulla signorina. Dobbiamo aspettare. Allora, chiedi della carriera e poi fai una conversazione profonda. Racconta una storia sensazionale e poi arrivacci su. Vai. Imbarazzato. Stai facendo cacate una dietro l'altra. No, vedi, parlo delle rane, è importante. Ah, lei. Potremmo giocarci una barzelletta autoironica. E perché è giallo? Con la barzelletta autoironica sei riuscito ad annullare l'imbarazzo. Perché gli hai detto, cioè, che ne so, mi sono cacato sotto. No, è una barzelletta autoironica del tipo: sai cosa faccio quando non ho gli stuzzicadenti? Uso il mio cazzo uguale. Lei già non ti sopporta più perché le stai facendo due coglioni come catamarani. E poi gli chiedo proprio di... è imbarazzata. Senti, scusa, eh. Va bene, possiamo stare un po' insieme. Ah. Siamo molto intimi. E vuoi fare qualcosa con la signorina? No, lasciala stare a casa, io sto andando a dormire. Ok, io invece sto... Vabbè, conoscila anche tu questa signorina. Ma che cazzo me ne frega, io la tua donna non la tocco neanche con un fiore. Questa è la nostra regola. Ma è bello rubare le persone altrui. Come si esce da questo quartiere? Vai. Velluto blu, locale notturno a quest'ora. Non mi pare il capo. Palestra. Allora, dov'è il parco? Ah, sì, tra l'altro io qua ci ho sempre rimorchiato alla grande al parco, Pieno così di fregna qua. Secondo me ci sono solo i pervertiti. Non c'è niente, nessuno. La cosa bella di Sinergo Sorrentino è che si accontenta davvero di poco. Fermo! Fermo. Una persona tremendamente incazzata. Vai dalla persona depressa che ci avrà 16 anni, ma a noi non ce ne frega di ma finire. Ma perché sta così incazzata? Non lo so. Vai, miglioragli la giornata, sei felice. Ci penso io perché io tanto ho il carisma. Beh, scusa, è un adolescente, vuol dire che potrebbe avere 18 anni. Chiedi di presentazione amichevole. Non vai. Credo che The Sims ti faccia fare il pedofilo. Vedi? Ehi, antipasto. Musica, sì, vedi, questa studia al conservatorio. Si vede proprio dalle calze. Cerca di calmare. L'hai fatta piano, sei una merda. Ma non volevo farla piangere. Schernisci l'abito. Ma guarda. Ma il totano, fermo. Imbecille, scusati. Vai, forza. Conversazione spiacevole. Mi dispiace, sarai un adolescente, ma mi dispiace che... Io pensavo al totano, invece. Però vorrei capire quanti anni ha. Questa è una cosa che... Gli adolescenti hanno 18 anni? L'adolescente parte da 16 in su. In su? In su. In su. Porca puttana, perché spariscono? Tutte a me le adolescenti con poteri ESP. Ma tu sei mezzanotte e 43 e tu sei in un parco di notte. E ho adescato un adolescente. Mancano gli sbirri. E invece tu te ne stai a casa. Sta succedendo qualcosa di orribile a casa tua. Dobbiamo intervenire. Sono imbarazzato. Ma ero imbarazzato. Eri imbarazzato, ma sei giocoso. Ah, perché ti stai a mangiare una ciotola di panna con le fragole. Mo devi chiamare a me perché mi devi tirare sul morale. Ma ne frega un cazzo di te. Sto a mangiare. Ma hai mandato a fanculo. Cosa sto dormendo? Richiamo più tardi. Scusa, tu stavi dormendo. Dove stavi dormendo? Al parco. Tu stai a dormire nel letto. A questo punto io direi di andare a controllare. Io sto tirando le maledizioni in mezzo alla strada. Ma perché non sai che cosa fare? Che cazzo hai combinato ieri sera? Ti sei fatto scappare. La tizia, dove sta la tizia? Eccola! Ah. Non ha passato una bella nottata questa, Dai, muoviti! Sono a disagio. Che cosa è successo? Senti, ma non ti interessa sta bella mia? No, questa è una granny. E qualcosa è successo mentre io abbordavo minorenni. Guarda quanto è carina questa che fa footing. Mo ti presento questa, dai, che questa fa più per te. Ma perché ci siamo scambiati le donne? Porco Giuda. Allora, la tua relazione sta migliorando perché stai recuperando con lei, Dai che si tromba. Non è assolutamente il mio tipo. Io preferirei la minorenne a questo punto. Perché c'è troppo gente. Perché? Senti, posso dirti una cosa? Non ti merita. Però obbedisce senza fare una piega. Mi piacciono quelle rassegnate. È insicura. Allora, chiedi di passare il tempo assieme, vai. Tu, passa da te. Tanto che io chiedo. Ti stavi cagando. Sei tu. Posso dire che sei tu. Doveva cagare, era infelice. Ha cagato ed è felicissimo. Fai il bacio a mano. Puoi sa. Questa ti sputa, parla di Vespasiani. Questa è una che vuole andare subito al sodo. Ma vediamo se
ce l'abbiamo. Minchia, ma si è abbassato. Ma come si tromba su sto gioco? Era più facile una volta. È facile trombare su sto gioco. Io non sono la rappresentazione di questo, però. Chiama Martina Alberghini a casa. E mo la chiamiamo, mo ci facciamo due chiacchiere. E me un SMS a Martina. Quanti anni hai? C'è la tizia lì dietro. A sto punto. Ma questa ormai me la stavo... Vabbè, però te la cedo volentieri. Ma vai. Soltanto faccio una chiacchierata, dai. I nostri personaggi comunque sia non lavorano. Non stanno combinando. E soprattutto a casa mia c'è la tizia rossa adesso. Perché flirta con te sta zoccola di merda? Niente, proprio se è rimasta sola con te decide di darsi alla letteratura piuttosto. Complimento sincero, forse. Vai. E poi chiedi se è single, però non ho capito. Sta a flirtare con tutti quanti. Perché lei ha bisogno di qualcuno che la risvegli da questo torpore depressivo. Ma gliela risvegliamo noi. Stazzo. Zitta, zitta, che si è seduta. Oh. Vai, vai, vai. L'abbiamo conquistata, ragazzi. Tuo personaggio nel mentre. Il mio personaggio nel mentre. Ma dove cazzo do? Ma quando sei rientrato? Hai sbloccato l'abilità ninja. Mi sono infilato sul divano così. Tra di voi le cose vanno alla grande, giusto? Addirittura fa le pulizie, fa le cose. È stanca. Questa inquadratura la dice lui. Potrebbe diventare la thumbnail di questo episodio, secondo me. Io che dormo e tu che flirti. Mo lasciamola un po' in pace, perché è giusto e così. E facciamo una festa. Ma con chi? Allora, vai, piglia tutti, chiama l'adolescente. Allora, Martina sicuramente. Facciamo così, cacciamo tutti i maschi. Bravo, vedo che hai capito. Ti sei cambiato e ti sei vestito peggio che peggio, posso dirtelo. Guarda che è la tua stessa maglia, stronzo. Sì, però io non porto i risvoltini e quelle scarpe. Ma perché mi sono vestito così? Ah, ma sono vestito così durante l'evento sociale. Eh sì, ti sei cambiato. No, io devo cambiare vestiti, aspetta. Come si fa? Ormai, vedi che sta arrivando gente. No, non voglio stare qui. Organizzato l'evento sociale. Io comunque niente, c'ho proprio un'affinità elettiva. No, vedi, stai parlando con lei, ma dal divano. Ah, dal divano. Io vado a ringraziare per la presenza un po' tutti. Dai, ringrazio questo per la presenza. Io sto male. Sto male. L'igiene, la vescica, l'energia. Ma vai a farti una doccia nel mentre. Io sono l'anima della festa. Io direi di andarti a far flirtare con lei, però. Battuta di abbordaggio? Vai. Mi sono pisciato sotto. Mi sono pisciato sotto. Ma stavi bene di vescica. Fammi pisciare. Vai a pisciare. Direi di farti anche una doccia a questo punto. Calda e sensuale, perché ridi flirtante. Oh, sta succedendo qualcosa di interessante qui. Vediamo se flirti con la ragazzina. Annoiato. Comunque non puoi farci niente con l'adolescente. Vabbè, io devo trovarmi una donna vera, che sta ragazzina ha già rotto tre quarti. Che brutta festa, madonna. Sono triste mentre cago. Sei triste mentre cago? Io direi di concludere questo gameplay qui, mentre cago e sono triste. Allora ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, dove sicuramente succederanno cose incredibili. Intanto sono successe cose poco credibili. Cose